Allora, iniziamo questa premiazione. Intanto volevo ringraziare tutti voi per la partecipazione numerosa in questa giornata. Ringrazio gli organizzatori dell'evento e ringrazio tutto lo staff dell'Autodromo di Lombardone che oggi ha partecipato. Mi spiace se ci sono stati dei malintesi. Io prima dell'evento avevo parlato di sicurezza, è una cosa che mi interessa tanto, soprattutto perché 2 settimane dopo che io ho preso la gestione dell'impianto, in seguito a un incidente in pista, io avevo quei carabinieri che mi interrogavano per 1 ora e un quarto in ufficio su cosa era successo. Mi hanno obbligato a mettere delle telecamere, dei criteri di sicurezza in più. Ci tenevo tanto, oggi purtroppo ci sono stati dei malintesi con qualcuno, chiedo scusa a chi non è piaciuta la gestione della sicurezza, questa è la nuova gestione dell'autodromo. Vorrei premiare intanto 3 persone, quindi chiamerei qua gli organizzatori dell'evento, Ezio e tutta la famiglia. Ciao Ezio, bravi ragazzi! A loro consegno questo premio con riconoscenza e stima a tutti gli organizzatori. Grazie. Grazie a voi, grazie anche al pubblico. Passo a premiare altre 2 persone. Chiamerei qua il nostro direttore di gara che è impegnato tutti i giorni per far crescere questo autodromo. Per lui diamo la targa con simpatia e stima. E questa foto la vorrei fare anche con tutto lo staff dell'autodromo. Venite qua. Dai, lo staff dell'autodromo è impegnato tutti i giorni per cambiare e rendere ogni giorno l'autodromo più sicuro. Prego, vai. Grazie a tutti. Grazie. Passiamo ora a dare un riconoscimento alla nostra fotografa che si impegna per regalare le emozioni ai nostri atleti. Stima e riconoscenza alla nostra fotografa. Bacio, non fallo l'altro, l'ho preso, ribacialo. Oh, la nuova coppia. Grazie. Ok, passerei ora al Best Lap. La coppa Best Lap è stata donata dalla pasticceria Lia di Savonera, che in ogni edizione della Lumba Cup decide di sponsorizzare in qualche modo. Stavolta abbiamo questa coppa e il Best Lap lo diamo a Giampiero Galante. Fare cosa galattico! Grazie e complimenti. Ok, passiamo ora alle premiazioni degli atleti. Partiamo dalla categoria amatori, dove abbiamo come 5º classificato la Manna. Ce ne due! Sono 2 fratelli la Manna. Ah, Vincenzo la Manna. Vincenzo la Manna. Sì. Vincenzo la Manna. Non c'è. Ok. Poi abbiamo 4º classificato Tinti.
Tinti! Tinti c'è? Complimenti! Grazie, complimenti! Adesso chiamiamo il terzo classificato Colombo, che salirà sul podio. Se ha la moto da portare, no? Ok. Pure sul podio. Terzo classificato, complimenti. Secondo classificato Granziera. Ok, andiamo sul podio. E primo classificato Ferrari. Complimenti. Grazie, complimenti. Ok. Il primo, secondo e terzo classificato hanno anche un buono sconto fornito da Motostyle di Rivoli, che ringraziamo. Primo, secondo e terzo. Dovevi darlo prima. Primo, secondo e terzo classificato. Grazie. Ci sono degli esperti che hanno la moto? Uma! Uma! Vai Jordan! Meccanico! Ok, passiamo alla categoria esperti. Quella che si piazza. Mettere su. Ma chissà chi è arrivato primo. Vieni Paolo, adesso è più la terza. Secondo e terzo, esperti! E chiamiamo il quinto classificato La Manna. La Manna c'è? Va bene, passiamo al quarto classificato Germanà. Aldo Germanà, quarto classificato, complimenti. Sei giovane, sei fighissimo. Di là. Come terzo classificato Monopoli. Complimenti. Secondo classificato Rossi. E primo classificato a Cornero. Ok, facciamo la foto. Vieni su. Vedi che lui si tutti insieme, dai. Complimenti ancora. Foto sulle moto, non è che foto sulla moto, solo che cazzo. Figlio di te, Yamaha. Oh, c'è l'ombra. Ma metti su, Dio buono, dai. È facile. Speriamo noi, non ti preoccupare. Oh, grazie Tinte. Bravi tutti. Grazie. Bravi tutti. Umberto, viaggia per Cavaler, ma che misura le foto finali. Dai, vieni, eh. Umberto. Ok, passiamo alla classifica piloti. Quinto classificato Maglione.
arriva Sergio. Quarto classificato Chiatello. Complimenti. E adesso che non Claudia. Puoi muoverti Claudia. Terzo classificato dov'è? Tappeto verde, mamma mia ragazzi. Terzo pilota, ecco. Terzo classificato Binotti. Bravo Binotti! Grazie! Ma quanto grande! Sì, ci sono ritirati gli altri. Sono caduti gli altri, così è più facile. Quindi sulle moto. No, però ti adesso che facciamo? Non lo so. Adesso dovresti il terzo classificato e andare sul podio. Ma è meglio. È meglio che il cavalletto. Ma in moto sei meglio tu, ok? Giacchi, il podio sul podio. Non lo so. Secondo classificato Bordone. Bordone, vuole! Forza Bordone! Dai, Adi! Non so chi scegliere tra Bordone e Galante io, cioè... È un bel Bordone. Guarda, noi scegliamo lei. È facile vincere così. Ma ce l'hanno cambiato, non è come 35 anni, 30 anni fa. No, è sempre uguale. È sempre lo stesso? Sì, 30 anni fa eravamo qua sopra. Io sono più piccolo e tu devi essere più alto. Bravi ragazzi! Primo Galante. Non mi capita mai più di stare col presidente sul podio. Marco Fuso non è che proprio perché è presidente. Attenzione ragazzi, il primo classificato è Giampiero Conte. Complimenti a tutti, passiamo alla classifica Super Twins. Quinto classificato Rosbock. Cavalletto, quarto classificato Mana. Io non ci dovevo mettermela questa, un'idea ce l'avrei, però sì, non ci sta, non ci sta. No? Ma ti posso chiedere un po', bravo. Il cavalletto me lo porta su. Oh maledetto, ma te lo prendi? Terzo classificato, Roma. Secondo classificato, De Stefanis. Ringraziamo anche Davide Conte che ha preso il primo posto della Super Twins e che oggi qua anche si ha da preparare una gara importante
ma ha deciso di partecipare alla Lumba Cup e di non mancare. Abbiamo adesso un trofeo che è il trofeo, possiamo dire, quasi quello più importante della giornata, ed è il trofeo Villa Arzilla. Villa Arzilla è più alta. Abbiamo come terzo classificato Germana. Secondo classificato Rossi Paolo. Primo classificato Bordone. Ma un bacio da Bordone si può avere. Piazza lì. Fa su Bordone da casa. Dottoressa, un bacio da Bordone bisogna darglielo. Abbiamo terminato questa giornata. Ringraziamo ancora tutti per la partecipazione. Bravo, complimenti a tutti i vincitori. Marco, nuovo gestore dell'Autodromo di Lombardore, oggi qua una tappa della Lumba Cup, cosa ci puoi dire di questo evento? Allora, come grazie, intanto come ho già detto prima nel briefing, per me è una tappa importante questa della Lumba Cup, che è la prima da quando abbiamo preso la gestione della struttura. Abbiamo cercato di portare delle migliorie nella struttura e oggi, nonostante sia una data non facile per organizzare un evento, comunque avevamo il pienone. Ieri avevamo la pista completamente piena, non potevamo fare entrare altre moto e di questo ne sono molto contento. Non è solo merito mio, ma è merito del mio staff, dello staff che ogni giorno lavora all'interno della struttura per portare miglioramenti e benefici a tutti i motociclisti. I prossimi appuntamenti dell'autodromo? Abbiamo probabilmente, se non piove, la prossima settimana un'altra tappa della Lumba Cup. Il 1° ottobre abbiamo una commemorazione storica organizzata col Comune di Lombardore e man mano stiamo organizzando delle iniziative e stiamo programmando tutta la parte autunnale e invernale per l'autodromo. E anche delle migliorie sono state fatte nell'autodromo in questi mesi? Sì, abbiamo portato delle migliorie a livello estetico, la riverniciatura delle gomme che è in corso in questo momento, ma soprattutto ho puntato tanto sulla parte sicurezza. Oggi avevamo 2 ambulanze presenti all'autodromo, avevamo diversi commissari di pista in modo da garantire al massimo la sicurezza all'interno della pista. È una pista che comunque, pur essendo corta, non è una pista molto semplice. Bisogna entrare con la testa e a rispettare le regole che l'autodromo impone. Ezio, oggi qua un'altra tappa della Lumba Cup è riuscita benissimo. È riuscita bene, è la terza tappa dell'anno, abbiamo raccolto un discreto numero di piloti, ci sono divertiti tutti, la nuova organizzazione ci ha dato una grossa mano, la nuova gestione ci ha dato una grossa mano sia nella premiazione che nell'organizzare tutta la cosa. Difatti io ho potuto scendere in pista e divertirmi con i miei amici invece di stare a lavorare tutto il giorno. Ringrazio la mia famiglia che sono stati di grosso aiuto per questa cosa, la nuova gestione che mi ha dato una grossa mano e mi ha permesso di fare tutto questo, te per le tue interviste, i tuoi filmati spettacolari, penso che basti. Volevo spingere questa cosa qua, che è una nuova iniziativa atta a portare la gente a girare in pista, a sfogarsi in pista e a darci il gas in pista invece che per strada, e quest'anno purtroppo sono mancati tanti amici. Questa cosa è una cosa che è nata con un amico che si chiama Sergio Regaldo, che organizza corsi in pista da più di 20 anni, perciò ha una certa esperienza nel settore. Io farò l'assistenza, ci sarà anche il noleggio delle moto e ci sarà una nuova iniziativa che si chiamerà Esperienza Biposto. Praticamente una moto biposto, chi vuole potrà entrare in pista sul sedile del passeggero e provare l'adrenalina dietro a un pilota professionista per un po' di giri. È una cosa simpatica, spero che sia
un'iniziativa che serve a qualcosa, ad aumentare la sicurezza e a calare i morti per le strade. Sì, certo, un'estate non solo costellata da, purtroppo, da brutti incidenti, quindi questo vuole essere un invito a sfogare le proprie velleità, non sulla strada ma sulla pista. Scaricare l'adrenalina in pista, dove siamo molto più sicuri, perché prima abbiamo tutte le vie di fuga, nessuno ti taglia la strada, non ci sono curve cieche, non c'è sabbia in pista e in qualunque caso c'è sempre un'ambulanza, se qualcuno dovesse cadere c'è un'ambulanza lì pronta con un medico rianimatore che fa tutto il possibile. È già difficile farsi male in pista, ma nel caso che ci si facesse male abbiamo tutto pronto. Mentre su strada abbiamo guardrai, case, muri, gente che taglia la strada, escrementi di mucche sparsi per le curve, proprio in traiettoria, tutto quello che non serve per tornare a casa sani. Davide Conte, oggi qui a Lombardore per la Lumba Cup, una splendida vittoria che ti renderà sicuramente contento. Sì, sono contentissimo perché alla fine non sapevo neanche se dovessi venire a farla, perché tra una cosa e un'altra gli allenamenti per la super finale dell'Europeo era complicato. Alla fine sono riuscito ad esserci, sono molto contento perché è stata una manifestazione stupenda, dal mio punto di vista organizzata, una delle migliori negli ultimi anni qua a Lombardore, è stata organizzata veramente bene e poi chiaramente la vittoria fa sempre piacere, ecco, sono riuscito a tenere un bel passo, quindi un ottimo allenamento in vista della finale, ecco, sono molto contento. Una finale, appunto, super finale ad Aragon a fine settembre, il 24 settembre, 21-23, sei pronto? Sono prontissimo, sono carico, mi sono allenato tantissimo quest'estate, era l'obiettivo della stagione, adesso l'abbiamo raggiunto e chiaramente mettere la ciliegina a quella gara sarà l'obiettivo nuovo e ci sarà possibilità di farlo. Chiaramente i piloti anche delle altre nazioni non saranno facili da battere, ma io sono contento di rappresentare me stesso e la mia nazione lì in Spagna. Altri obiettivi per il futuro? Beh, chiaramente essendoci questa griglia, Dorna la metterà nel 2025, quella dell'R7, chiaramente il mio obiettivo è essere lì al mondiale su quella griglia quell'anno, quindi in virtù del prossimo anno cercare di rifare l'R7 o l'Aprilia 660, comunque categoria speculare a questa, ecco, questi sono i miei obiettivi e basta. Giampiero Galante, vincitore oggi nella categoria piloti, un bel risultato. Sì, davvero un bel risultato, sono veramente contento anche se secondo me oggi la pista non era in condizioni eccellenti, però insomma ho fatto una bella gara, ho preso un po' di margine su Adrimoto che era secondo e poi ho gestito un po' fino alla fine, insomma, diciamo in sicurezza, ma quello che volevo dire comunque è che questa è la nostra festa, cioè la Lumba Cup organizzata appunto da Ezio, da Rosmoto, che è una bella manifestazione, è la festa di noi, diciamo, torinesi, e dove ci sono tutte le famiglie, i figli che ti vengono a vedere. Peccato che vorrei ci fossero più partecipanti. Comunque volevo anche fare un elogio al nuovo gestore che ha veramente fatto tantissime cose importanti per questo circuito. Comunque lo sta facendo, diciamo, un po' rinascere, perché prima, diciamo, era un po', non dico abbandonato, però ha lasciato stare un po' a se stesso. È davvero bravo questo ragazzo che si chiama Marco, anche il briefing di questa mattina ha fatto veramente un briefing eccellente e io sono abituato a sentire i briefing da direttore di gara di Misano De Mugello, ma a lui non è mancato niente, davvero davvero bravo, speriamo che continui con questa, diciamo, questa via, insomma vediamo un po' più avanti cosa succederà. Jordan, oggi primo, come è andata oggi la gara? La giornata di oggi è una giornata curiosa perché Lombardore è stato accolto da un calore stratosferico, quindi le prime impressioni di stamattina non erano molto buone, poi stranamente è uscita invece una buona tempistica e ci siamo divertiti tutti, siamo riusciti a star bene, ne usciamo a pieno rimedio. Per quanto mi riguarda invece sono contento perché ho trovato un buon risultato nel pomeriggio, quando in genere arrivo che sei più stanco e patisci un po' la giornata, quindi bellissima sorpresa e ottimo. Bello, un grandissimo risultato, quindi. No, per me, io arrivo da un incidente brutto, quindi sono stracontento. Soprattutto devo ringraziare Giampiero Galante, che è il mio tutor. Giampi è un po' quello che mi ha portato sulla retta via. Ecco, poi Ezio, Marco, grazie mille a tutti quanti. Giampiero Galante!